Voglio. Voglio una moto veloce, tutte le strade vuote. Voglio le caramelle da chi non mi conosce. Voglio ballare nudo, baciare il mio nemico. Voglio girare a vuoto ed arrivare il primo. Voglio fare una rapina con le mani in alto. Stare male, male, tanto mi diverto. Dire a tutti quanti che domani parto e poi... Voglio mettere le scarpe sopra il tuo divano. Dire al vero amore che non era vero. Voglio avere voglia come un primitivo. Voglio una pelle nuova, cuore da dinosauro. Voglio tutte le colpe, ma fatemi un applauso. E voglio esagerare, nuotare nella schiuma, amarti come un cane con la luna piena. Voglio camminare sopra il cornicione, dare gli ordini all'imperatore, fare il giro del pianeta proprio come Comic Con con la BMX. Essere invitato pure fuori posto, premere con l'indice il pulsante rosso. Voglio avere voglia come un primitivo, che tra luce e buio, tra dormire e sveglio, che tra vivo e muoio. Voglio, voglio, voglio. Musica alta all'ora che voglio. Un giorno che dura il doppio. Sa, prova. Buongiorno. Prego, 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 prego. Sempre molto affascinante questa versione, Masiar. Veramente grazie, ragazzi. Grazie, per questa grazie nuova versione di Voglio. Presento immediatamente il prossimo concorrente, il concorrente di oggi. Giovanni Chimienti. Ciao a tutti, buongiorno. Mi siedo. Sì, adesso proviamo. Secondo me la tua sedia è più alta comunque. Non sono uguali le sedie. Speranza. Speranza che vada tutto bene quest'oggi. Anche perché oggi mi sono svegliato e mi sento, sicuramente ci sentiremo tutti un po' meno ignoranti rispetto a ieri, perché ieri abbiamo fatto un altro appuntamento, questo è il secondo appuntamento, e scopriremo altre cose molte, molto interessanti. Ieri ci siamo incontrati con Martina. Conosci Martina? Sì, la conosco. No, perché tante volte a me mi chiedono, tipo, che ne so, ovviamente... sembra scontato che io conosca tutti i miei colleghi. Per esempio, io non ho mai incontrato Michael Jackson, no. Vasco Rossi, per esempio, io non l'ho mai incontrato, quindi non so se ci sono più biologi marini o cantanti in Italia, però no, per i biologi marini più io o meno... spero che ci siano sempre più biologi marini più che cantanti, così non dobbiamo sgomitare. No, perché ovviamente si uniscono a una buona causa. Noi, per quanto possiamo fare, sempre lì. Anche voi potete dare il vostro contributo. Rimaniamo. Ah, Martina mi stava raccontando ieri di come è diventata, che percorso ha fatto. Lei è nata in un posto di mare. Forse anche tu sei nato in no. No. No.
Vicino, no. Di sì, devi dire di sì. Come vedete è preparatissimo, no, sicuramente, questo dialogo. Beh, una regione però che è, sì, io incredibile, vengo... in Italia è bagnata dal mare, una regione, pazzesco, che siamo una penisola, No, no. No, no, come ci sei arrivato? No, nel mio caso forse è esattamente l'opposto. Io sono nato e cresciuto in un piccolo paesino della Puglia, non so se si sente dall'accento, che si chiama Cassano delle Murge, che è abbastanza lontano dal mare, quindi per me è stato esattamente l'opposto. Cioè il mare è sempre stato qualcosa di sconosciuto, di inesplorato, e quindi ho sempre avuto questa, in qualche modo, questa voglia di conoscerlo, questa voglia di esplorarlo, di studiarlo. Quindi come, cioè, a un certo punto però hai detto, ok, sono lontano dal mare, devo andarla ad esplorare. In realtà io volevo fare il veterinario, perché pensavo che per aiutare gli animali si potesse fare soltanto il veterinario. In realtà poi ho scoperto che si poteva fare il biologo marino, si potevano studiare gli organismi viventi, e quindi ho fatto l'università a Bari, cioè proprio il corso di laurea in biologia, in scienze biologiche, dopo l'università il dottorato, poi c'è tutto un iter naturalmente accademico. Ma spieghiamolo bene, perché magari c'è qualcuno qui quest'oggi, ieri un po' meno, forse erano... Però oggi secondo me io sento energeticamente che c'è qualcuno, ci sono che dei futuri biologi marini. Sì, no, si fa la laurea, insomma, il corso di laurea, c'è un corso di laurea triennale, poi un corso di laurea specialistica di 2 anni, la laurea magistrale, e successivamente, ad esempio, il proseguo di questo percorso è un dottorato di ricerca di 3 anni, che è una botta di vita perché finalmente ti pagano. E quindi puoi fare ricerca e cominci a guadagnare qualcosa, e poi dopo il dottorato si continua con assegni di ricerca, come nel mio caso, anzi a me scade tra 15 giorni, quindi se poi puoi fare un appello al Dipartimento di Biologia, sì, lo faccio, per rinnovare il mio assegno di ricerca. Se c'è da fare una firma, io la faccio subito. E quindi mi unisco a tutte percorso. Le cause, come avete capito. Tutte le cause disperate, grazie. Tutte le cause giuste! E quindi si continua, è faticosissimo ovviamente, diciamo questa non è la tipica giornata di un biologo marino, qui stavo lavorando in Indonesia, ah, quello sono io. Ho sbagliato tutto nella vita. Qui era in realtà tra un'immersione e l'altra, mi ero semplicemente addormentato e mi hanno fatto questa foto, però ecco, questa è nell'immaginario comune il biologo marino, in realtà non è esattamente questo, è anche questo ovviamente, accade questo, però c'è tantissimo lavoro dietro naturalmente, però adesso... è bello, è anche bellissimo. Beh, vuoi. È bellissimo unire l'utile al dilettevole, certo. No? Giustamente. E quindi, e quindi questa giornata con questa camicia molto colorata... Maziar ci farà sentire magari qualcosa adesso. Sì, sì, assolutamente. Così noi nel frattempo beviamo un po' d'acqua. Bene. Ci ricreiamo un po', io mi preparo le prossime domande che devo fare a Giovanni. Fantastico. Ieri abbiamo fatto un tributo alle poetesse e oggi invece facciamo un tributo all'amore, cioè ai poeti che provano a raccontare questo sentimento, sperando che sia un sentimento che possiamo... dare a tutti, sia alle persone che amiamo, ma anche alla terra, al mare, a quello che, di cui stiamo parlando oggi, no? Quindi questa è Stelle Buone di Cristina Donà. C'è una canzone d'amore, in realtà è... Ragazzi, quest'oggi non è un comico. Di solito lo è, ma oggi no. Mio amore, ripiegate le labbra e tornate al colore di prima, guardo fuori dell'alba, come fuggono le ore da qui e ci dobbiamo salutare, c'è un'altra giornata d'amore da preparare. Mio amore, il tuo cuore è un mare calmo e... non basta una sola notte per attraversarlo. Sono pronta per riaverti ancorato al mio respiro, mentre il sole svanisce e l'ombra disegna il tuo profilo. Ho visto solo stelle buone sulla tua pelle. Se tornerai domani saprò darti quelle perse e lascerò che tutto sia sospeso fino a quando non ci rivedremo. Lui si chiama Edoardo Derme, meglio noto come Calcutta, e questa è Del Verde.
Preferirei che non esistesse il mondo, nemmeno la città più bella che abbia visto. Preferirei perderti in un bosco che per un posto fisso. Preferirei una spiaggia di Sardegna. Preferirei scaldarmi con la legna. Preferirei del verde tutto intorno. Vestiti da Sandra, che io faccio il tuo Raimondo. Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare. Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrebbe una notte soltanto per viaggiare, una notte per ricominciare. Grazie a Masiar. Grazie. E a Samuele Strufaldi. Esatto. Che avrei salutato dopo, ma... Vabbè, mi hai bruciato questa idea che avevo per dopo, ma va bene. Explorer di National Geographic. Sì. Cosa vuol dire? È una soddisfazione grandissima. Fare l'Explorer per National Geographic vuol dire sostanzialmente cercare qualcosa che nessuno ha ancora trovato, qualcosa che nessuno prima di te ha trovato. E quindi siamo in tanti, una comunità che sta crescendo, ci sono biologi, ma ci sono anche archeologi, antropologi, fotografi. E fondamentalmente vuol dire questo, vuol dire cercare ciò che tu sai che in qualche modo ci può essere in una determinata zona, e non vuol dire per forza andare in posti remoti del pianeta, non vuol dire per forza andare in Antartide, ma andare in posti probabilmente già noti ma con occhi diversi. Nel mio caso, ad esempio, io sto facendo il mio progetto nell'area marina protetta delle isole Tremiti, in Puglia, probabilmente qualcuno di voi la conosce, ci è stato in vacanza, è un'area marina protetta, quindi ci aspettiamo di conoscere tutto di quella zona. In realtà io ero alla ricerca proprio di foreste di corallo, io studio i coralli, questa ad esempio è una delle attività, come vedete non è sempre stare stesi su una spiaggia, io su quella barca non ci sto neanche dritto in piedi perché sbatto la testa e ci devi passare dei giorni. Questa è colpa dei tuoi genitori, cosa ti hanno fatto mangiare? Però è bellissimo perché hai la possibilità davvero di vedere qualcosa di nuovo. E per questo progetto io sto cercando delle foreste di corallo e stiamo facendo anche un documentario per raccontare tutto questo, per raccontare non solo questa ricerca ma anche l'aspetto umano che c'è dietro questa ricerca, perché non si fa mai da soli l'esplorazione, c'è tutto un team che lavora con me, e quindi anche l'aspetto umano importantissimo, ed è bellissimo nel momento in cui si crea questo team affiatato. Immagino che valga anche, non so, per un cantante. No, per noi no, non vale questa cosa. Noi da soli basta, buttati sul palco. No, però sicuramente abbiamo anche questa cosa in comune, il fatto comunque della ricerca di qualcosa che non esatto, c'è. Esatto. Di un esatto. Qualcosa che ancora non è stato scoperto, cioè tu vai comunque alla ricerca dei tuoi delle tue emozioni più profonde e cerchi di tirar fuori qualcosa di buono, sì, dei miei coralli di profondità. Io studio soprattutto i coralli profondi, quelli che avete visto nell'immagine precedente. Beh, hai avuto un finanziamento però per studiare un particolare tipo di corallo. Che è il corallo nero, che è uno dei coralli del Mediterraneo. Noi solitamente quando parliamo di coralli pensiamo ai coralli tropicali, in Mediterraneo abbiamo dei coralli ma vivono in profondità. Io poi in verità ieri subito, facendo l'ignorante, cioè solo quello che vedi i documentari, ho subito detto è stupenda la riproduzione dei coralli. Bellissima, ma però è veramente bellissima. Mi sono ritrovato pochi giorni fa a vedere questo documentario qua, e a un certo punto, una volta all'anno, sì, una volta all'anno, succede che praticamente tutti insieme si sincronizzano e cominciano a sparare delle... Sono uova? Uova, delle palline. Palline? Palline, uova. Oggi ho scoperto che sono delle uova, perché forse il documentario lo vedevo senza audio. Mentre magari cucini, sai, fai delle cose. Però era, sì. No, però era veramente molto poetico, era molto bello da vedere. Che non c'entrava niente con questo corallo nero, però lo volevo dire perché magari qualcuno se va a vedere questo documentario. No, certo, certo. Più o meno tutti i coralli si riproducono in questo modo. Non sappiamo ancora come funziona, è incredibile perché sono tutti sincronizzatissimi e quindi tutti la stessa notte
esattamente, e mettono tutti assieme queste uova. Trovarsi in questo momento preciso è una cosa incredibile. A me è capitato quando ero alle Bermuda l'anno scorso, l'acqua diventa praticamente quasi bianca, piena di queste uova, piena dei prodotti della riproduzione, avviene tutto in una notte. Sperma. Uova e sperma, chiaramente, certo. No, no. È così che nascono anche i coralli, eh? No, io ho visto delle spiagge che diventavano completamente rosa. Ecco, quelle sono uova principalmente. Queste sono uova. Ok. No, no, non è un'altra cosa, fa sempre parte di quella... Se non le sai le cose, zitta. E, vedi, noi le sappiamo e ti stiamo portando qui per conoscere delle altre cose in più. E quindi che differenza c'è di questo corallo nero? No, capiamo. Beh, il corallo nero, io direi, facciamo prima vedere un trailer, perché io ho portato un trailer brevissimo del documentario che stiamo realizzando, in modo tale che vi rendiate conto di quello di cui stiamo parlando, e poi passiamo al corallo nero, che è questo qui, fondamentalmente. Vediamo? Vediamo. Io non l'avevo ancora visto questo filmato. L'ho visto adesso. Ti piace? Sì. Fantastico. Era quello l'obiettivo, insomma. Poi arriverà un tuo... No, no, noi facciamo solo i trailer e basta. Poi... Sì. Ci stiamo lavorando. E lo vedrò senza audio dopo questa battuta che hai fatto. Giusto, me lo merito, me lo merito. E quindi sì, è sui coralli neri. Io qui ti ho portato un pezzettino di un corallo nero, di un rametto di un corallo nero, perché questi coralli sott'acqua sono bianchi, come avete visto alle immagini, ma lo scheletro è nerissimo. Ma è vero, vero? Eh sì, è vero, è un pezzettino di un corallo. E... Oddio, sembra tipo caucciù. È pazzesco. E questi sono animali incredibili, perché sono tra gli animali più longevi del pianeta. Secondo te quanto può vivere un corallo nero? Vai, spara. Devo vedere l'audio, il documentario con l'audio, vedi? Quelle volte che non riesci a fare delle cose, ma dureranno 300 anni. Il corallo nero più longevo in Mediterraneo aveva 2100 anni. Ma cioè, stiamo parlando di organismi che vivono tantissimo e che adesso sono minacciati da attività quali la pesca, perché adesso con le tecnologie la pesca riesce ad arrivare in zone che prima erano accessibili, e quindi immagina con quanta ignoranza, con quanta superficialità noi in un minuto strappiamo alla vita un organismo che era lì da più di 2000 anni. E quindi sono animali incredibili, sono animali che ancora non conosciamo e che quindi stiamo cercando in qualche modo di proteggere, perché poi queste foreste di corallo, questi coralli sembrano quasi degli alberi e formano delle vere e proprie foreste sott'acqua, e sono degli habitat importantissimi, perché poi lì ci va un sacco di vita marina che trova rifugio, che si riproduce in queste zone, quindi abbiamo bisogno di proteggerle, ma per proteggerle dobbiamo conoscerle. E questo vale anche in zone come le isole Tremiti. Io vi faccio un piccolo spoiler del documentario, ovviamente li abbiamo trovati, e quindi era, se no non l'avremmo fatto, era una foresta di coralli neri enorme, ed è meraviglioso, perché quando li trovi tu sei lì e sai che sei il primo essere umano al mondo a vedere quel pezzo di mondo che nessuno prima di te l'ha mai visto,
E tu quindi hai il piacere, l'onore di poterlo raccontare ed hai in qualche modo il privilegio poi di mostrarlo agli altri ed è meraviglioso. Questa è la magia dell'esplorazione. Noi oggi non siamo solo questi qua, ma ci sono sicuramente persone che ci stanno seguendo su social, eccetera, eccetera. Quindi stiamo facendo un qualcosa per far conoscere questo, tra virgolette, problema. No, esatto, tra virgolette, è un problema, ovviamente. È un problema, è una necessità, soprattutto proteggere queste foreste. Quindi di qui è nato questo progetto finanziato da National Geographic e dall'area marina protetta Isole Tremiti, al fine proprio di conoscere queste foreste e poter pianificare delle misure di conservazione. Ora, se vuoi, io farei un esperimento. No. In questo proposito. Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Io devo fare un esperimento. Ora vi farò vedere un piccolo pezzo del momento in cui abbiamo trovato i coralli. Se possiamo spegnere le luci gentilmente, io vorrei fare questa prova con voi. Provate per un attimo a non pensare a niente, ok? E focalizzatevi sul video. Questo è il video della foresta di coralli delle Isole Tremiti. Immaginate di essere voi lì sotto. Noi utilizziamo spesso dei robot perché sono molto in profondità, oppure andiamo in immersione subacquea. Immaginate di essere voi lì sotto che pilotate questo robot, ecco, e siete in questa foresta. Sembra quasi la foresta delle meraviglie di Alice nel Paese delle Meraviglie, no? È pieno di coralli. Guardate, sono dappertutto. Ed è un ambiente incredibile. Sembrano quasi alberi innevati, sa. E voi immaginate di essere lì sotto, è buio, e siete i primi a vedere questo pezzo di mondo. È una sensazione incredibile. E guardate quanti ce ne sono. Poi succede che ti allontani un attimo con il tuo robot dai coralli perché vedi un po' di movimento, fermi le eliche e guardate cosa succede. Guardate quanto sono ricchi di vita questi posti. Guardate quanto pesce. Quei laser noi li utilizziamo per misurare i coralli fondamentalmente e sono 20 centimetri, quindi questi sono pesci di circa un metro e 20. E sono tantissimi, è un branco, si sentono coraggiosi perché sono tutti assieme, quindi si avvicinano, sono curiosi. Sono ricciole. Sono tantissime, guardate come si avvicinano, perché si avvicinano in queste foreste per alimentarsi, per riprodursi, e guardate che meraviglia, questo non è girato alle Maldive o chissà dove, qui dietro insomma. Questi continuano a nuotare, continuano.